Sigla. Fumetti fatti a para papà. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Fumetti Fatti, sono Angelo ma sul futuro. Allora. Sta arrivando Tarles, ragazzi. Sta arrivando Tarles, che il leader, il class leader dei Movie Bosses, e quindi quale occasione migliore per far arrivare in larghissimo anticipo il nuovo Broly con una celebrazione che, come potete leggere, è proprio la celebrazione del annuncio del film, Movie Announcement Celebration. Bene. Però, questa celebrazione, ragazzi, è in contemporanea col JAP. Che bello. Quindi, in parole povere, cosa sappiamo di questo Broly che sta per arrivare? Sappiamo che avrà addirittura un'ezza. Quindi, a rigor di logica, questo Broly che addirittura avrà un'ezza, se tutto va bene, ragazzi, è una free to play come il nostro caro Gohan Kid, quello là che abbiamo farmato di recente. Se tutto va bene. E se tutto va bene, questo Broly potrebbe essere un leader free to play del Movie Bosses. Se tutto va male, invece, avremo una batch di Tarles con all'interno, già adesso praticamente, una versione eventuale e non definitiva forse, perché mi pare strano che stiamo praticamente ad agosto e fanno già uscire un Broly definitivo quando poi il film esce a dicembre, quindi boh. Quindi, ritornando al discorso che se tutto va male, c'è Broly nella batch. Che per il JAP magari va anche bene, perché così ritornerebbe Tarles, visto che comunque è un PG che è uscito una sola volta e sono passati comunque un bel po' di mesi, quindi sul JAP torna Tarles con Broly dentro, che è un nuovo PG. Noi invece, se tutto va male, abbiamo la batch di Tarles, quella bruttissima che conosciamo tutti, con Broly dentro, magari sacrificando un PG a caso. Se invece va bene, come dicevamo prima, Broly sarà semplicemente un free to play. E io spero che sia veramente così, ragazzi, perché onestamente non mi va proprio di... Cioè, non solo non ho la forza di pollare in una batch con Tarles dentro, cioè non è proprio... È un problema, è veramente un problema. E qui ritorniamo sul fatto che, ragazzi, bisogna sempre avere delle stone messe da parte, sempre, non pullare alla cazzo, perché poi spesso e volentieri, come ci ha abituato il global, capitano ste cose, magari esce un PG per niente, cioè ok, sapevamo che sarebbe arrivato un Broly, ma non ad agosto, cioè onestamente mi aspettavo che una cosa del genere la facessero sotto il periodo di dicembre, quindi barra Natale, e invece siamo a metà agosto e già ci buttano un Broly che addirittura c'ha l'ezza. Ok.
Non lo so, non so che pensare, ragazzi. Quindi l'unica cosa che ho imparato in questi 3 anni di Dokkan è che non bisogna mai sprecare tutte le stone su una baccia appena uscita e non pullare male, non pullare mai sui Legend, sui Rising, su sta roba di merda che è tipo quelle che sono uscite adesso, che sono uno spreco di stone incredibile. Quello è poco ma sicuro. Poi, ben venga se avete trovato l'LR, mi fa piacere per voi, però poi non venite a lamentarvi che se esce una batch con Broly dentro, subito dopo una batch grossa come quella dell'anniversario, ma Dokkan Global è ingiusto perché mette una batch dopo. Anche sul Jap uscì una cosa bruttissima. Due festival grossi uno dietro l'altro. Quali erano? Tipo erano il... Sì, se non sbaglio era proprio il festival di Vegeta e Gogeta LR che uscì subito dopo un altro fest grosso. Due Dokkan Fest grossi uno dietro l'altro. Anche sul Jap è successa una cosa del genere. La mia speranza è che questo Broly sia semplicemente un PG free to play per farci provare il Movie Bosses. Quindi magari un Broly che abbia come leader finale ad Ezza, perché sappiamo che avrà l'Ezza un 70% tipo ai Movie Bosses. E magari una piccola percentuale anche al suo colore di appartenenza, che a questo punto potrebbe essere, come vi dicevo l'altra volta, AGL oppure INT, visto che sono i due unici colori che non hanno mai avuto un Broly. Quindi o AGL o INT. Se vogliono essere coerenti, poi se vogliono fare gli stronzi lo fanno verde, cioè quindi lo fanno tech o qualsiasi altra cosa. Vabbè, raga, questo era quanto, è un piccolo sfogo più che perché non c'è niente, non c'è molto da dire, non è che non sappiamo ancora nulla al riguardo e con dettagli sicuramente ci ritorneremo. Non so. Non so, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Cioè, con questo annuncio della celebrazione, beh, chiaramente ci sarà un login bonus, cioè, solite cose. Ma sapremo i dettagli in questi giorni. L'unica cosa certa è che ci fa sapere l'annuncio in-game è che c'è il sito attivo del film con tutte le nuove schede dei personaggi cioè, che saranno presenti nel film. Quindi carino, se volete andarvi a vedere se volete andarvi a vedere tutte le notizie riguardanti il film, c'è il link direttamente nel banner della notizia in game. Se non lo trovate, ve lo metto in descrizione, ma dovreste riuscire a trovarlo. E niente, questo è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo prossimamente. Appena sappiamo qualcosa in più, ci ritorneremo. Nel frattempo, io sono qua con il ventilatore in faccia perché non si riesce a vivere senza ventilatore. E vi do un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao, iscrivetevi al canale, mettete mi piace.